esclamo questa giornata che è una grande giornata, esclamo così, una grande giornata, una bellissima giornata, oltre che di sole, che un ottobre così caldo raramente si è visto anche nel sud Italia, però una giornata che veramente il mare Adriatico per l'ennesima volta ci ha uniti tutti quanti insieme. Grazie alla Fustanella, a questo grande desiderio, a questo grande lavoro che è stato fatto in Albania per riscoprire le vere origini della Fustanella, ci arriva a noi qui a Lecce, insieme al dottore De Luca della provincia e Regione Puglia, questa proposta di organizzare una giornata che possa mettere insieme albanesi al Brescia, gli Arbresh del sud Italia. Ed è stata volutamente la giornata qui a Otranto perché abbiamo detto Otranto è la città di fronte, e Otranto, si diceva stamattina, prima di tutto vediamo l'Albania, poi allunghiamo l'occhio verso Bari, poi Roma e così andando avanti. E quindi stamattina siamo tutti quanti qui, gli albanesi che sono arrivati dall'Albania, abbiamo gli amici da San Marzano in provincia di Taranto, dalla Puglia, abbiamo gli amici calabresi di Cerveta che verranno più tardi, ci raggiungono in provincia di Cosenza, e abbiamo la rappresentanza di Chieuti, che è dicevamo anche un altro pezzo della Puglia, tutti quanti insieme, non soltanto per riflettere sulle nostre tradizioni, sulle peculiarità, abbiamo detto, e sui punti comuni che ci uniscono, ma soprattutto una giornata di festa per stare tutti quanti insieme. Do la parola al vice sindaco della città di Otranto, che con tanta generosità ha voluto oggi ospitarci e mettersi a nostra disposizione, riconfermando Otranto città aperta. Prego, do la parola al dottore Michele Tenore. Grazie, buongiorno, benvenuti a tutti quanti. Do il benvenuto a nome mio, dell'amministratore comunale e del sindaco, ingegnere Caritti, che per motivi personali non è potuto essere qui con noi. Do il benvenuto e mi fa piacere della presenza all'eccellenza ambasciatrice, alla vice sindaca di Durazzo, agli amministratori delle comunità Arbresh pugliesi, calabresi, che sono qui presenti. Siamo molto felici di ospitare questo evento qui a Otranto, perché ne parlavamo prima così in dialoghi di conoscenza, siamo molto legati sia come popolo italiano, ma anche come comunità locale, agli amici dell'altra sponda dell'Adriatico. Qua, non dico tutte le mattine, ma quasi tutte le mattine fanno capolino le montagne dell'Albania, che sembra quasi si possano toccare dall'altra parte dell'Adriatico, per cui abbiamo sempre guardato con enorme ammirazione e rispetto gli amici che vivono da quella parte. Otranto poi è una città aperta, una città accogliente, una città che per la sua storia si è sempre caratterizzata per essere un luogo di incontro delle varie culture, e quindi non potevamo che essere soddisfatti e contenti di poter ospitare questo importante evento culturale e di incontro tra le due comunità. Non vi rubo altro tempo e vi auguro buon lavoro. Ringrazio ancora tutti i convenuti, gli organizzatori per aver scelto la nostra città per questo evento, per questa, questo importante incontro, e auguro buon lavoro a tutti quanti. Grazie, vice sindaco. Questa iniziativa è partita dall'Agenzia della Diaspora, del Ministero della Diaspora in Albania. E quando in Italia si dice il Ministro della Diaspora, il Ministero della Diaspora, c'è un po' di sorpresa. Quindi è un ministero che veramente negli ultimi anni sta facendo un eccellente lavoro in giro per il mondo per unire non soltanto la vecchia diaspora ma anche con la nuova diaspora, perché immigrati come me che sono arrivati negli anni 90, facciamo quasi 30 anni adesso. E nasce proprio dall'Agenzia della Diaspora, dalla direttrice Etleva Condi, il vice direttore Dritan Deliai, che l'incontro con il dottore Luigi De Luca, il direttore del polo museale della provincia di Lecce e della regione Puglia, questo incontro. Quindi io, per far capire a tutti quanti noi come è nata, di che cosa abbiamo voluto e che cosa succederà oggi, do la parola al dottor Luigi De Luca, che è qui oggi con noi, ringraziandolo davanti a tutti, perché si è messo a disposizione lui umanamente con tutta la sua struttura per rendere possibile questa giornata di oggi. Prego, dottore De Luca. Ha ragione Claudiana, è una giornata importante, è una giornata importante perché in qualche modo fa il punto su quella che è la
la storia dei rapporti tra questa parte dell'Adriatico e il paese di fronte. Storicamente il mare non ha mai diviso queste due terre. Io dico sempre che il Salento, la Puglia e l'Albania sono unite dalla storia e dalla geografia insieme. E sempre con questo spirito, con questo stato d'animo di unità, il Salento e l'Albania si sono confrontate anche nei momenti in cui le vicende storiche hanno provato a metterli contro. La nostra Albania, diciamo, l'Albania di chi vive qua, è costituita spesso di ricordi, molto spesso anche di letture, ma direi più recentemente anche di tanti progetti comuni. E le istituzioni di cui siamo espressione, lo diceva bene il vice sindaco prima e lo dico per conto della Regione Puglia, queste istituzioni negli ultimi anni hanno imparato a collaborare, a cooperare con il governo albanese e con le autorità locali dell'Albania. Ricordo sempre, visto che siamo qui a Otranto, la prima volta che sono approdato a Valona era il 91, allora ero amministratore, assessore nel mio comune, il comune di Cursi, e andavamo in Albania per portare degli aiuti insieme ad altri amministratori. E approdato a Valona c'era un'iniziativa che si svolgeva nel Teatro Pietro Marco di Valona, e la sorpresa fu grande quando, entrando nel teatro, nel foyer del teatro, sulla sinistra c'era un grande manifesto di uno spettacolo che si era svolto negli anni precedenti, era proprio subito dopo i fatti, e il titolo di questo spettacolo era Otranto. Ma la sorpresa fu ancora più grande, che la pronuncia albanese di Otranto era simile alla nostra pronuncia dialettale di Otranto, era appunto Otranto. Poi questo è diventata per noi un'abitudine, sentendo appunto gli amici albanesi. Ma è vero, al di là, diciamo, dei ricordi simpatici e belli del rapporto con l'Albania, ci sono anche le letture che in qualche modo dicono come il rapporto tra questi due paesi, e soprattutto tra la Puglia meridionale, il Salento, e l'Albania meridionale, siano fatti anche di occasioni mancate. Questo dobbiamo dircelo in maniera molto franca. Ricordo sempre negli atti parlamentari della Repubblica Italiana un intervento di un senatore del Regno, erano i primi anni del Novecento, il senatore Tamburino di Maglie, un paese qua vicino, e in una interrogazione che rivolgeva all'allora ministro dell'agricoltura chiedeva a gran voce un doppio binario tra Bologna e Otranto, ma soprattutto chiedeva con forza un ferry boat, usava proprio questa parola, tra Otranto e Valona, in modo tale da consentire ai giovani di Valona di venire a studiare presso l'Istituto Agrario di Maglie e consentire così lo sviluppo, il dialogo di queste due terre. Appunto, tante occasioni mancate da quei primi anni del secolo scorso, e occasioni mancate se pensiamo quanto si sia investito anche dall'Unione Europea, anche nei programmi di cooperazione transfrontaliera, e come ancora oggi noi non riusciamo ad avere un sistema di trasporti adeguato, in modo che davvero i legami che pure esistono, i legami direi di amicizia, direi sentimentali, spirituali che esistono tra queste due terre, si possono poi anche consolidare, concretizzare attraverso degli scambi effettivi, fatti di relazioni culturali, ma fatti anche di relazioni commerciali, di sviluppo economico, eccetera. Quando dicevo occasioni mancate mi riferivo proprio a questo. Devo dire che forse la cultura, insieme all'economia, è stata uno degli elementi, diciamo, che ha unito queste due sponde. E stando qui a Otranto voglio proprio ricordare come due importanti iniziative culturali abbiano visto proprio Otranto come scenario,
proprio qui si tiene un importante festival di cinema, l'Otranto Film Found Festival, che sin dall'inizio ha sviluppato i rapporti con la cinematografia albanese. Ilir Vutka è stato direttore dell'Agenzia Nazionale per il Cinema dell'Albania e di casa qui a Otranto, e proprio nell'ambito di questo festival è nato uno dei film, diciamo, che ha avuto anche più premi, che ha raccontato proprio la storia dei rapporti tra l'Albania e la Puglia, che è stato il film di Daniele Vicari, La nave dolce, che proprio qui, in questa sala, ha visto, diciamo, le sue origini, l'idea si è concretizzata, e poi anche, diciamo, il progetto fino appunto alla realizzazione del film. Anche un'altra importante iniziativa che oggi si svolge tradizionalmente in questo mese, e l'ultima edizione si è svolta pochi giorni fa, il Balkan Film Market, è nato qui, è frutto appunto della collaborazione tra la Puglia e l'Albania. Ma non mi voglio dilungare molto, ma una cosa che mi sta a cuore, come dicevo prima, il nostro rapporto con l'Albania si nutre di ricordi, ma si nutre anche di libri e si nutre di progetti. È uno dei libri forse più belli che è stato scritto sugli ultimi anni della storia albanese, e in qualche modo si chiude a Otranto, nasce in Albania e si chiude a Otranto, ed è il film Il naufragio di un amico comune dell'Italia e dell'Albania, qual è stato Alessandro Leogrande. Il film di Alessandro Leogrande, Il naufragio, si chiude proprio raccontando l'ultima parte del libro, si chiude raccontando la storia della Cateri Rades, cioè di come il comune di Otranto abbia voluto, anche onorando questo rapporto appunto con l'altra sponda, trasformare quel relitto che era stato recuperato dagli abissi marini e dopo 14 anni di vicende giudiziarie, come abbia voluto individuare proprio in quel relitto, trasformandolo in un'opera d'arte, le vicende che vanno ben oltre, diciamo, quelle dei singoli popoli o delle singole persone, e riguardano, diciamo, quello che l'umanità sta vivendo in questi anni tristi, e con la decisione appunto di dedicare quell'opera di Kostas Varotsos, che è sul porto di Otranto e che ha trasformato la Cateri Rades appunto da relitto in un monito per tutta l'umanità, attraverso la dedica appunto ai dispersi per mare durante l'emigrazione. Ecco, questo è il senso, diciamo, di un rapporto tra la Puglia, il Salento, Otranto e l'Albania. E io credo che, siccome questo nostro rapporto si fonda su sentimenti profondi e non soltanto sulla convenienza di un momento, è destinato a crescere. E allora noi, per tornare da dove sono cominciato, dobbiamo fare in modo, lo dico al vice sindaco, lo dico alla ambasciatrice che ho rivisto con grande piacere stamattina, lo dico a tutte le autorità presenti, dobbiamo fare in modo che proprio su questo spirito di solidarietà, quelle che sono state fino adesso le occasioni mancate, possano invece diventare le leve per costruire ancora di più un futuro di dialogo e di cooperazione tra questi due paesi. Grazie. Grazie di cuore al dottore De Luca per la sua vicinanza e per tutto l'impegno che ogni volta mette a disposizione verso l'Albania. Allora, in attesa sarà con noi, arriverà anche la vicepresidente della Regione Puglia, dottoressa Loredana Capone, e prima di dare il saluto alla nostra ambasciatrice, professoressa Mila Pitri, vediamo il video di Fustanella, vediamo proprio che cosa è la Fustanella, che cosa significa la Fustanella per gli albanesi, ma non soltanto per gli albanesi, per tutto il bacino dei Balcani del Mediterraneo. Ciao, buonasera, caratteristiche di questa nuova costanera. Ho tutto come
Fortalecer sind der Faktor wichtige Teil des Tours der Bescher zum Kulturer da Aldona Sina Prandini als du Elena Lidia. Questo brano è detto di lì, ma che ci rappeva citare che avessi un po' simbolti del tipo di buona città. E se ne sceglie una con documento che scruola, a fondo la crisi di un colore che è sempre un po' Se parte su di me ma scrive gravura per tre duora, una votale su di questa bella di un drisme che avessi un po' citare, sì, dei la fonte del secolo dell'automobile, e vendo il citare dei nuovi pazari, non mai così. Non posso, non creo il citare, ma ci dobbiamo prendere l'arbore di Grecis, sia l'arbore di Italis. Passo a scuola e sono paracis, non si può invariare, invece a me questa neve, con 12.000 anni fa. Ma sono vai, si può tu ceremoniare, tu che hai un graduale di vendi, invece a smettirci. Nel passo, non si può invariare, hai un vasdore di pudore, gersis, ma ne tutto scegliere per me. Lo faccio invece a me spostanello, e non ti piace per sicurezza, un po' più duato e si è stato il terzo indusme e come ti durore, così tu si non è l'uomo della mia vita da sopra. Pinta un po' caratteristica, invece di casa non è non che sai invece, ho scelto il fondo di giù, i che riguardano la bastina e ogni numero di cose di loro sono chiedas. Il fondo modificano tutto fuori, gente tipo d'oro, metterlo in fustan, a confistan, vengo dentro il fustanello. Fustanella ishte e barë, e dhërë me të i vojë të pampu. Me aspetë dhe qanda, komisët apo rëputarë të njëris, e manë edhe me të murë me një rëgjitë e edhe ose të zeshë, të lopë të avuar gjatë të rëgjitë të tyre. Në përinat dhe qytetë e Shqipërisë Veriore, gjatësia e kësaj leshje në formë fundi, arrinë dhe dhe në fullë pa dhe këmbëve, ërsa në Shqipërinë një gore arrinë dhe dhe në gjuhë. Edhe qëtësia e fustanellës ndryshonte, si do mos në qytete, gjyshë lidhe me statusin shëqëror dhe ekonomik të personit që mbante. Në shpesa dhe pasura, thua që e fustanella përshim me ndi 300% subjekt të nda, pjesë të vëhure në formë në tash. Në një vide dhe për fustanella me 500 pinda, të cilë që në droni në këmë. Zakonshme ishin edhe fustanella për 100-150 pinda. Përmendin edhe fustanella me 20-50 kinda. Vetë fustanellës ishte një numër i konsiderueshëm pjesës të tjera që përdoreshin në raste ceremoniale, apo në veshje në përditshme, por edhe si pas grup moshave të ndryshme, apo si pas kinëve të bitit. Si pas kravë, në përmendin që të bardhë në figurë të bardhë, e që e përmendin në formën e një bërë të gjatë, dheri në mbejnë. Në Kërësisht në shangra dhe laboris, mundet ishën shumë të gjëre e të shkurtra, të sanë në dryrë, të dhëndura në stupën në një formë shumë dekorativa. Si, të sa e veshë e ishën e vëndatë të gjata më një tila kishë shimë të shqit, po shana po gjimjare dhe që rafë të gjata dhe në vërë të poshave, apo të dhe në gjurë të mërë me shajan të hollë. Po të një shumë të shqit me të gjata të shqit ose dishtje. Në përnate edhe në gjyre, stokët dhe finësia të ishin më një sosa. O tërë në përfanën të tojë me një brez të gjatë të leshtë. Tërësa të parkura e banin prej më dashë, që në dëmërështë vindën nga brezit të qytetëve të vendëve, orientalën. Në brez, vini edhe një tjetër prej një kure, i gjyre të rësida, si përfashja e të cilë ishte në kuruar në shumisma, realizuar në finalin. Dhe ishin të këmë, anë dhe bledë, të cilat ishin duko vërë në lare dhe zgurora në pjarë ose argjendi, të dhe të mbajtjen e valutit, harbi jashti dhe të pasmi në anoda, dhe të zgurora në teknikat të shumëta kompozicionare të njëshme. Pjese të kipatën në shumëna që ishte edhe që stekli qoksit. Fërtajnë të qërojnë edhe në këpust me një gjyrë të kushe ose vishnje, në majnë dhe cilat që ndronë një gjurë në gjyrë të kushe ose të zërë. Kokës ka ndryshuar me njëra të njërë në tjetër në qoftë, në forma qoftë në gjyrën. Forma më identifikuese është që leshja e lanë me një tokë në marë.
In seguito ci saranno i professionisti del settore a raccontare meglio tutti i dettagli, tutti gli elementi che hanno reso così unica e singolare la Custanella. Ecco, continuiamo con i saluti istituzionali, do la parola alla nostra ambasciatrice, professoressa Anita Pitri, che è non soltanto un onore averlo veramente nel sud dell'Italia, ma un grande piacere. La professoressa Pitri è sempre pronta in ogni iniziativa a essere presente proprio per portare sempre i suoi saluti e il suo valore aggiunto. Grazie. Buongiorno a tutti. Ben ritrovati. Ritornare ad Otranto produce una emozione speciale. Stamattina, appena arrivata, chiedo perché abbiamo scelto, perché si è scelta l'Otranto per l'evento di oggi. Poi Claudiana mi ha spiegato e poi l'ha spiegato anche qui il motivo. Se facciamo un po', io lo faccio, se facciamo un po' tutti un po' di memoria, ricordiamoci che per noi, per gli albanesi, per l'Albania, l'Italia, il punto più vicino a noi c'era proprio l'Otranto, il canale di Otranto. E poi c'era Roma, la capitale d'Italia, da dove per un periodo di anni ci venivano in albanese due messaggi all'anno, in albanese, venivano dalla Radio Vaticana, però comunque c'era l'Italia. E poi quasi 30 anni fa, tra pochissimi giorni, ricorderemo la caduta del muro di Berlino. Prima Gigi ha parlato delle navi che attraversavano l'Adriatico in quel momento in cui il mare ci divideva. Ecco, per gli albanesi la caduta del muro di Berlino non era quella reale del novembre dell'89. Per gli albanesi la caduta del muro succedeva proprio quando abbiamo preso le navi e siamo arrivati ad Otranto. Quindi se facciamo un po' di onore alla storia, questo è il viaggio di ritorno. In quel momento gli albanesi arrivavamo a
arrivarono a questa sponda, ad Otranto, beh, non specificamente, però comunque simbolicamente parlando, mentre oggi tutti insieme, albanesi d'Italia, italiani, Albrecht, parliamo di un elemento della nostra cultura che ci unisce, la fustanella. In questi 30 anni la storia ci ha insegnato ci ha dato l'obbligo di avvicinarci, conoscerci meglio, convivere e condividere. Quindi speriamo che questi anni ci abbiano imparato, insegnati ad imparare degli errori della storia. E sì, ne abbiamo preso nota delle occasioni mancate, ma in questi 30 anni abbiamo fatto del nostro meglio a non lasciar scappare le occasioni, e questa qua ne è un'altra. Poi è un ritorno a questa terra della regione pugliese, il mio, il vostro, anche quello dei miei concittadini che dall'Albania vengono oggi qua, in una terra che realmente fa o offre il secondo pilastro di un ponte che nasce dall'Albania e arriva in Italia. Il secondo piede è questo qua. Quindi un ponte esiste già. E queste occasioni sono quelle che fanno che il ponte sia attraversato da valori, da progetti, da cose che congiuntamente possiamo fare, stiamo facendo e dobbiamo continuare a farne. Poi, seguendo il video, è in albanese, quindi dovrebbe essere tradotto, perché racconta una storia, la storia di un elemento dell'indumentaria tradizionale dell'uomo albanese, però racconta la storia, un po' della storia del mio paese, del mio popolo, del nostro popolo. È come se le onde che fa, le kinde, che fa la fustanella, dimostrino una danza, la danza delle onde del mare, che poi ci unisce anche tramite quella comunità che rappresenta la storica diaspora albanese, gli Albrecht in Italia, che sono un modello di inserimento nella società italiana dal punto di vista sociale, economico, culturale, politico, e rappresentano anche un modello per la nuova, più recente diaspora albanese, che tramite loro non deve smettere di parlare la lingua d'origine della madre patria, l'albanese. Ecco, tutte queste sono un po' quelli che sono gli obiettivi del lavoro che sta svolgendo, che stanno svolgendo le nostre istituzioni che fanno parte di una strategia nazionale per la diaspora, che comincia ad essere concepita e messa in pratica
con il ministro per la diaspora, signor Maico, che per impegni di lavoro non è potuto assistere oggi, però manda i suoi saluti. E anche, cioè tramite lui, e la strategia del governo dell'Albania, che considera che è il momento giusto per poter istituzionalizzare il dovuto rapporto e connessione tra la diaspora albanese ovunque si trovi con il paese, con la madrepatria. Quest'oggi dovrebbe essere presente, dovrebbe essere stata presente anche il ministro della cultura, che, ecco, impegni professionali, le agende poi dei ministri non li abbiamo tutti a disposizione, quindi non è potuto arrivare. Anche lei manda i suoi saluti e tutti e due augurano buon lavoro a questo evento. Però io mi aggiungo, cioè devo aggiungere altre cose mie. È vero che la regione, Gigi prima diceva, magari il vice sindaco, ci svegliamo di mattina e la prima cosa che si vede, se si vede, sono le montagne dell'Albania. Cioè le montagne sono come le kinde, cioè le onde della stessa fustanella. Sono delle cose, delle riflessioni che mi vengono mentre vedevo il film e stavo pensando. Ecco, non c'è oggi in Italia una regione, una provincia, una città dove l'albanesità non sia presente. È ovunque ed è quasi impossibile trovare un italiano che non ne abbia, non ne sappia, non ne conosca una storia con degli albanesi o sugli albanesi. Anche quelli di vecchia data, quindi di Albrecht, anche quelli di recente data, gli albanesi, di questo secolo o fine secolo scorso. Perché rappresentano oggi una comunità importante, di quasi 500.000, che lavora in Italia, studia in Italia, si sposano in Italia, hanno dei figli italiani, o se non li hanno, saranno. Quindi sono diventati parte del tessuto socio-economico, culturale ed intellettuale di questo paese. Rappresentiamo un fattore importante per questo paese, per la sua economia e per lo suo sviluppo. Sono ben sicura che ci sono degli albanesi della seconda generazione in sala, e questa di oggi, è un'occasione in più per conoscere qualche cosa in più, di più e meglio sulla cultura del paese loro d'origine. Non entro poi in dettagli perché mi farei perdere del tempo. Prima di scendere ringrazio a tutti per essere qui presenti, i sindaci, i rappresentanti della regione Puglia, in un modo speciale, particolare, Gigi De Luca, che sempre ci siamo incontrati in ogni evento, in ogni occasione dove si parli o si tratti del paese mio, dell'Albania o degli albanesi. Grazie a tutti per esserci qui con noi oggi. Io mi sento onorata, non sono sempre disposta, ma ho
al di là dell'obbligo, il piacere, grandissimo piacere, di accompagnare questi eventi che ci avvicinano sempre di più tra di noi. Grazie. Vorrei essere la non dico la suocera, perché nessuno dei due. No, vorrei essere una delle suocere di questa coppia oggi. Testimone no, sarà il sindaco. Però non si sposano. La suocera, cioè uno di quelli con suo figlio o mia figlia. Ringraziamo l'ambasciatrice, la professoressa Bindi, che è anche uno storico, oltre ad essere la nostra ambasciatrice, per il suo intervento e per la sua presenza, che è stata accompagnata dal console della Repubblica dell'Albania a Bari, il dottor Assa. E adesso, dopo, io ho fatto solo una breve premessa su questa giornata, sulla genesi di questa giornata. Gigi è andato oltre raccontando dettagli, ma soprattutto prospettive, che io mi auguro che tutti quanti noi che siamo presenti oggi qua le prendiamo, le afferriamo per svilupparle. E c'è una terza persona, anzi colei che ha voluto fortemente questa giornata, colei che lo ha concepito e colei che lo ha accompagnato in questi giorni, nonostante ha avuto un nuovo incarico molto importante. E vi presento la dottoressa Eleva Conti, che lavora qui per un saluto. La dottoressa Conti, da direttore dell'Agenzia della Diaspora, oggi è anche in veste, anzi è soprattutto, prima di tutto, in veste di vice sindaco di Durazzo, un comune molto importante. Io che sono nata a Durazzo, oso dire uno dei comuni più importanti d'Albania, soprattutto per lo sviluppo economico. Prego, prego Eleva. Buongiorno a tutti, io vorrei condividere con voi solo le emozioni, perché lascio la parola a quelli che sanno fare meglio, molto meglio di me, la storia, le parole, anche la politica. Sono molto onorata di essere qui, ricordo che un mese fa sono arrivata e mi sono incontrata con Claudiana e con Gigi a presentare la nostra idea. La nostra idea, perché sono io qua, ma praticamente vorrei che qui fosse tutta l'Agenzia Nazionale della Diaspora, i miei colleghi che realmente hanno lavorato molto con me per questo evento. Sinceramente vorrei ringraziare anche il Ministro della Diaspora, il dottore Pandelimaico, il quale anche lui non può essere qui per motivi di lavoro e impegni politici. Ricordo con tante emozioni che quando sono tornata dall'Italia, che abbiamo fatto un po' l'idea con Gigi e Claudiana, mi sono rivolto a due onorati professori a spiegare cosa noi avevamo in mente. Sinceramente, dopo questo, e anche all'assemblo nostro nazionale, che hanno accolto molto bene, diciamo, con grande piacere questa nostra idea, la fustanella che unisce, il ponte che unisce, che penso che non è solo la fustanella, ma è un elemento abbastanza importante. Quindi grazie a tutti. Lascio la parola a Claudiana, e sempre che i nostri professori parlano con grande passione dei nostri vali e di questo elemento molto importante, fustanella. Voglio ringraziare anche la nostra sindaca di Durazzo, la dottoressa Valbona Sacco, la quale vi manda i saluti e l'ha accolto molto bene la mia idea quando io gli ho detto vado non solo in veste di ex direttore nazionale della diaspora, ma anche come vice sindaca, che sinceramente noi aspettiamo e facciamo sì che questa collaborazione continua anche con la regione di Durazzo, città di Durazzo, perché regione di Puglia è sempre quella che è molto vicina anche geograficamente, anche come mare che ci unisce ancora di più. Grazie e buon lavoro. Grazie.
prima di entrare nel vivo proprio tecnico che i nostri illuminati professori ci racconteranno sulla Fustanella, un ultimo saluto istituzionale. Sono veramente piacevolmente onorata a presentarvi Giovanni Manoccio, un caro amico al Brescia, e Giovanni è in veste del rappresentante della Regione Calabria con la delega per l'immigrazione, ma non solo, Giovanni c'ha tutta una storia sulle spalle, un grande impegno anche lui umano e professionale verso l'Albania, ma soprattutto per unire questi due mondi, gli Albanesi e gli albanesi. Prego, dottore Manoccio. Grazie Mirdita. Poi nel corso dell'intervento vorrei inserire una terza lingua, perché abbiamo letto in albanese, in shqiptare. Stiamo parlando in italiano e poi magari vi farò un breve ragionamento in arbresh, così completiamo anche. Stiamo seguendo anche queste vicende attuali della diaspora, antiche e moderne della diaspora, per cui l'arbresh credo che sia un valore aggiunto a tutta la cultura dell'Albania. Porto i saluti del Presidente della Regione Calabria, l'onorevole Mario Oliverio, e dell'assessore alla cultura Maria Francesca Corigliano. La Regione Calabria è una regione di frontiera, è una regione di passaggi, è una regione di conquiste, è una regione di contaminazione, è una regione di minoranze. Sono ben tre le minoranze rappresentate, l'albanese, l'occitana e la grecania. E la regione si è dotata nel 2003 di una legge di tutela che sconta in questo momento, purtroppo, ahimè, quella che è una fase economica non molto florida per quanto riguarda l'intera nazione italiana e soprattutto le regioni. Però da pochi mesi e fra giorni andrà in azione le fondazioni, che è il mezzo con la quale la regione delega a suoi componenti, in parte eletti dalla regione, in parte dalla comunità, per mantenere, salvaguardare ed arricchire questo patrimonio storico degli albanesi, ma non solo, perché le fondazioni sono tre, sia quella albanese, quella grecanica e quella occitana. Oggi io, venendo qua, ho fatto un tuffo nel passato, sentendo poco fa il professor De Luca, mi sono quasi emozionato, ma già stamattina mi sono emozionato, perché io ho una lunga storia che mi lega con l'Albania, che è partita negli anni Ottanta, con vari viaggi in Albania, ed è arrivata fino agli anni 90. L'ultimo viaggio di solidarietà l'abbiamo fatto con la Croce Rossa albanese, Criche e Cucchie, nel 1990. E questo paese mi lega a uno delle mie prime esperienze di vera solidarietà, perché partimmo dai paesi albanesi, io ero un giovane assessore in quegli anni del mio comune Acquaformosa, dove poi sono stato sindaco per tantissimi anni, e venimmo qua perché c'era stato uno dei primi sbarchi, e quindi abbiamo soccorso queste persone, proprio indirizzandole anche dal punto di vista normativo e legislativo nella richiesta di asilo. Furono portati al campo profughi a Capua e mantenemmo immediatamente un rapporto con loro, facendoli venire nei nostri paesi a Brescia. Andavamo di sabato a prenderli, li riportavamo il lunedì. Venendo qui ho visto Restinco, dove tante sono state le visite che abbiamo dovuto fare. Facevamo il giro delle sette chiese come amministratori. Prima andavamo dal prefetto e il prefetto non sapeva darci nessuna soluzione a una problematica che era
attualissima e tragica per alcuni aspetti, perché lì c'erano 400-500 persone che erano arrivate dall'Albania. E quindi anche con loro abbiamo iniziato un rapporto che è stato il rapporto di indirizzarli, ma facendo anche pressione attraverso i nostri parlamentari su questa vicenda che stava per diventare una storia comune di tutti gli albanesi. Si raccontava allora e si diceva che se non ci fosse stato il mare Adriatico, tutti gli albanesi sarebbero messi in cammino per arrivare in Italia. E mi sono trovato, ahimè, il giorno in cui credo poi sia cambiata la mia vita da questo punto di vista, il giorno di Bari, quando arrivò in porto questa nave e quando a un certo punto mi sono accorto come questa nave partoriva umanità, cioè vedere quel molo pieno di persone, vedere questi ragazzi, uomini e donne che scendevano da quel battello pieni di speranza, pieni anche di quei messaggi che la TV italiana dava all'Albania, perché quando venivo in Albania, insomma, la TV più seguita era quella italiana, non quella schipettana. Quindi siamo cresciuti, almeno io mi sono alimentato di questa materia, che era la materia dell'accoglienza, della solidarietà e delle immigrazioni. Ho continuato questo lavoro da sindaco, accogliendo i nuovi albanesi, che sono quelli che non vengono più dal cuore dell'Europa, ma che vengono dall'Africa. Ma al contempo abbiamo ospiti nei nostri progetti proprio ad Acqua Formosa, ragazzi minori stranieri non accompagnati che provengono dall'Albania, abbiamo kosovari. E io ho tentato anche più volte di intervenire con interventi sulla stampa, e mi rivolgo all'ambasciatrice, di come l'Italia abbia tutelato poco in quest'ultimo periodo i diritti degli albanesi, degli schipettari. Perché quando in questo paese a un certo punto si è voluto scegliere la politica della chiusura nei confronti dell'immigrazione, si è fatta di tutto un'erba un fascio, nel senso che c'è stata un'equiparazione immediata tra i nuovi arrivi e le vecchie presenze anche decennali. Basta che in Italia qualcuno perda il diritto al lavoro, sia esso africano, che albanese, che kosovaro, che rumeno, diventa, tra virgolette, un invisibile, una persona senza diritti. Io penso che qui avremmo dovuto fare una battaglia di civiltà tutti quanti assieme. Io sono venuto nel secondo summit della diaspora pensando di poter intervenire e portare un contributo che fosse un contributo di stimolo a modificare una legislatura italiana che diventava in quel momento rigida. Si pensava all'emergenza, ma non si pensava al destino delle tante persone che hanno costruito anche la nostra società, perché oggi è uscito il rapporto annuale sull'immigrazione e il 9% del PIL italiano viene fatto dagli stranieri, e all'interno di questi stranieri l'etnia schipetara è al secondo posto. Quindi guardate che valore questa economia fatta di lavoratori, fatta di imprenditori che vengono dall'Albania, danno come valore aggiunto per mantenere in equilibrio il nostro sistema economico. Per questo pensavo che forse qualcuno avrebbe dovuto alzare la voce l'anno scorso quando si votavano in Parlamento i decreti sicurezza, perché noi possiamo parlare di tante cose, di cultura, di tradizione, di antropologia, ma io penso che al primo posto in assoluto per tutti quanti ci siano i diritti e i diritti di cittadinanza, quelli sono dei beni inalienabili, dopodiché arrivano le altre cose. E se c'è la tranquillità da parte di ogni cittadino di potersi inserire, contaminare con una cultura nuova, questo è un valore aggiunto per tutte e due le culture che possono fondersi. Per quanto riguarda il
le cose che ho visto in questo filmato, e qui posso parlare in albanese, mi dà in arbrecht, mi date la possibilità di poter esprimere la lingua del mio cuore. Kuruisha i vikir, nanaim kish kamisolin stolit isheveshur e naur rittim nel katun zetton un rittim e foglim casiarre col banettim brama per se narrim kamaliet fisim arbrecht e un rittim di kitiet cishniet diverso ca riesti della Calabria. E io sgiufa sentimento, perché sgiufa nacelli per par giast viet viet ston. Perché dopo italiano non è zoom in scuola. È un curfias italiano, non sono arbrecht. Non sono arbrecht perché è un ritamento. Per questi sogni di si me sciocchi con Rishi innamorato 40 anni fa, 40 anni fa. E a sogni italiani, ma chi ci ha sei tutti a sogni italiani? Perché tu che a sogni arbrecht. E a sogni arbrecht è gato la contaminazione, insomma, non chi ci bene, non ci se tu fai in me, sto in me. Non io ruense, a io è un engagement. Non è in jet con fite pac, pensofet pac e scrufet paditur scruvame, sciù. E quindi è in jet in serio, ma proprio serio pericolo dal punto di vista anche dei rapporti quotidiani. Questo non vuole essere un'idea di pessimismo, però è un'idea di come da questa parte dell'Adriatico ci sia ormai una società invecchiata, una società che non ha sogni, una società stanca. E dall'altra parte invece c'è una società che, come la nostra negli anni 50, incomincia a programmare il futuro con una speranza che non c'è più da noi. E vorrei in questo momento sinceramente rifugiarmi in Albania, anche perché e chiedere asilo politico, io che mi occupo per mia predisposizione, per il lavoro che faccio in regione, ma per il lavoro che faccio anche nella mia zona, sono quello che va alla ricerca delle persone per aiutarli nel richiedere all'Italia l'asilo politico. Per cui in queste difficoltà io credo che il lavoro che si sta facendo e che ho visto nel summit della diaspora è un lavoro che andrebbe anche arricchito col contributo delle nostre comunità. E faccio una proposta a fine del mio intervento. Io ho seguito il dibattito parlamentare in Albania sulla nuova cittadinanza. Perché non tentare anche lì di inserire un elemento che sia un elemento identitario per coloro i quali sono da questa parte da 500 anni, ma che non hanno mai voluto rescindere questo rapporto con l'Albania. Non so le forme, naturalmente non possono essere le forme del voto attivo, ma possono essere delle forme di cittadinanza che si dà alle persone che ritengono che vada salvaguardata la lingua, vadano riscoperti gli aspetti letterari, culturali e antropologici, ma soprattutto che di qua e di là si creano ponti di pace, ponti di diritti e ponti di serenità. Grazie. Velocemente ciò che Giovanni ha detto in arbrecht, perché noi albanesi a Brescia abbiamo riso, gli italiani sono stati Giovanni praticamente si è emozionato guardando il video, perché lui ha riconosciuto degli abiti, anche quelli che indossava sua madre, ma la cosa più bella che ha detto tra le parole del suo intervento è stato che quando io parlo in italiano penso in arbrecht, e quando 40 anni fa ero innamorato di mia moglie, gli dicevo le belle parole, dirle in italiano provavo un certo pudore, perché gli veniva molto più spontaneo e originale dirle in arbrecht. Cioè, quindi veramente oggi qui c'è un trilinguismo perfetto, e questo ci fa capire
Ringraziamo soprattutto gli Abresh, prima di ogni albanese, prima di tutti gli albanesi che, nonostante i secoli passano, la cultura, la lingua di ciò che noi chiamiamo Gjakuni Shprishur, il nostro sangue sparso in giro per il mondo, continua grazie a questo impegno umano ad essere viva, e veramente oggi, anche grazie a questo impegno del governo albanese, si può parlare veramente di una diaspora che si ritrova in ogni angolo del pianeta, come si è ritrovata con il secondo summit in Albania. Grazie Giovanni, grazie di cuore. E adesso entriamo nella parte tecnica della giornata. Cioè, ci diceva prima la direttrice vice sindaco Condi che lei ha voluto far parlare della Fustanella veramente due professori di un grande spessore, i due veri unici etnomusicologi albanesi, due grandi maestri della Repubblica d'Albania che sono venuti qui e si sono uniti a questo progetto per parlare tecnicamente, storicamente, etnograficamente, antropologicamente parlando di che cosa è veramente la Fustanella. Quindi, con tanto onore e dando un grande benvenuto nella città di Otranto, io lascio la parola alla professoressa Afrodita Onusi, come dicevo prima, una grande etnomusicologa che ci racconterà della Fustanella. Prego. Per motivo di tempo io leggo in italiano, ma all'inizio io chiedo scusa per gli errori. Ho imparato italiano dalla televisione, come tutti gli albanesi. Gli albanesi hanno ereditato dal passato un vero tesoro nel campo dell'abbigliamento popolare che, attraverso vari processi di sviluppo storico, sociali e culturali, hanno creato la propria fisionomia. Anche alcuni abiti da uomo e da donna, i loro elementi distintivi, sono diventati simboli di appartenenza etnica. Secondo fonti scritte, nei secoli XV e XVII, molti soldati albanesi di quel tempo si impegnarono nelle guerre che si svolsero in varie parti dell'Europa. I cronisti che lo seguirono scrissero sugli eventi di guerra del tempo, tra le altre cose. Affermano che gli strateghi albanesi furono identificati dagli altri anche da alcuni elementi del loro abito, chiamato esplicitamente modo albanese o da modo albanese, parte come un tipo di capello, gilet con maniche aperte e appesi, i tipi di vestiti che indossavano combattenti. L'anno shekut më pas u kthye në simbol etnik i të qenit shqiptar për të gjithë burrat e krainave shqiptare që nga Kosova e deri në Çamëri. Madje u bë kthill edhe në krajina të tjera të vendeve ballkanike ku banonin shqiptar, përfshirë këtu dhe arbëreshët e Italisë dhe Greqisë. Fu così che l'abbigliamento con la fustanella divenne noto, che nei secoli successivi divenne un simbolo etnico di essere albanese per tutti gli uomini delle province albanesi, da Kosovo fino a Ciamoria. Divenne persino tale anche in altre province dei paesi dei Balcani, in cui vivevano gli albanesi, tra cui la Bresh d'Italia e Grecia. Për shkak të kësaj përhapje gjeografike, në dokumentat e shkruara, po në diçiturat e gravura e të udhëtarëve të ndryshëm, si dhe në krijimtarinë gojore, shqiptarët identifikoheshin me emërtimin Fustanli, ndërsa Fustanella filloi të quhej veshje shqiptarçe. A causa di questa diffusione geografica, nei documenti scritti o nelle didascalie delle incisioni di vari viaggiatori, così come nella creatività orale, gli albanesi si identificarono con il nome di Fustanli, mentre l'abito cominciò a essere chiamato abito albanese.
Ndërkohë, studiusit dhe ustarte huaj që kalonin në përtreva shqiptare gjatë shekujve 18-19, jo vetëm lavdronin bukurin dhe elegancën e kësaj veshje, por dhe e përcaktonin si kostumin tipik të burrave shqiptare. Nel frattempo, studiosi e viaggiatori stranieri che attraversavano le regioni albanesi durante i secoli XVIII-XIX non solo elogiavano la bellezza e l'eleganza di questo vestito, ma lo definivano come il costume tipico degli uomini albanesi. Per hapja mbar shqiptare kësaj veshje na vjen edhe nëpërmjet këmbëve të ndryshme popullore, përveç rrëfimeve gojore apo fotografive që për fat të mirë në e lanë trashgim brezat e vjetër të fotografëve shqiptarë, duke filluar nga Marufi, aktivitetit cilit nisi në prag të gjysë mësë dytë shekullit 19 dhe më pas Koli Dromeno, Shampici e shumë të tjerë. La diffusione albanese di questo abito ci arriva anche attraverso varie canzoni popolari, oltre a narrazioni orali o fotografie che fortunatamente ci hanno editato le generazioni vecchie di fotografi albanesi, a partire da Marufi, la cui attività è iniziata alla soglia della seconda metà del XIX secolo e in seguito con l'Idromeno e Pizzi, eccetera. Në një këmbë popullore shqiptare, mbledhur nga krijuesimi i njohur Kol Gurashi, konstatojmë se personit të cilit i është kushtuar kënga e krijuar në gjysmën e dytë të shekullit 19 për lirë trimristi, është i veshur me fustanell e dësleqe, lloj kalcesh, ku thuhet: Macho bregu del te ura, sa i bukur, fistani, tura tura, vesh dësleqe që ndis narë. In una canzone popolare di Scutari, raccolta dal noto creatore Kol Gurashi, troviamo che la persona a cui è dedicata la canzone, creata nella seconda metà del XIX secolo, in onore del suo coraggio, è vestito con la fustanella, con il seguito verso. Në një këngë tjetër të mbledhur në fshatrat e Korçës, thuhet: E mira po qaj me lot, laj fistan e tim zot. Ndërkohë, në një këngë çame, na vjen i specifikuar varianti veshjes me fustanell e përdorur nga komitët, ku thuhet: Hate resul barfa një, vesh një fustan të zi. Në një këngë tjetër të kënduar Labëri, një kryengritës me emrin Xholek portretizohet fustanin mbi gjuhë hajduçe. Nel frattempo, in una canzone Chame, ci viene raccontata la variante dell'abbigliamento con la fustanella, usato dai comiti. In seguito verso, in un'altra canzone cantata in Labori, un ribelle di nome Jolet, ritratto come il vestito sul ginocchio. Por, mbretërimit në një territor kaq të gjërt veshjes me fustanell, filluan të ngushtohen kufit aty nga 10 vjeçart e partë shekullit 20. Tashmë, në Kosovë, në Shqipërinë e Veriut dhe në atë qendrore, kjo veshje mund shihet e veshur kryesisht nga burrat e shtresave të pasura, vetëm për raste ceremonisht të rëndësishme shoqërore apo familjare. Vendin e saj e zuri vesha me tirç, e cila gradualisht fitoi të drejtën për të quajtur veshje kombëtare. A regnare in una così vasta area, l'abbigliamento con la fustanella cominciarono a restringere i suoi confini dai primi decenni del XX secolo. Ora in Kosovo, nel nord dell'Albania, nell'Albania centrale, questo abito poteva essere visto indossato da uomini ricchi solo per occasione di importanti cerimonie, sociali o familiari. Il suo posto è stato preso dall'abito Pantir, che gradualmente ha guadagnato il diritto di essere chiamato abito nazionale. Pas kësaj periude, zotrimet e kësaj veshje u bën krahina dhe qytetet e Shqipërisë jugore, në të cilat vazhdon të ruhet dhe sot, jo vetëm në stendat muzeore, por dhe si veshje kryesore grupeve artistike në aktivitetet e ndryshme etnofolklorik, vetëse jo në madhështinë e dikushme. Dopo questo periodo i suoi possedimenti sono diventate le province e le città dell'Albania meridionale in cui è ancora oggi conservata, non solo nei musei ma anche come abbigliamento principale di gruppi artistici in varie attività etnofolkloristiche, ma non con la grandezza di un tempo. Rruptimi i fustanellës në shekë. Ndonë se me këtë emër, veshje me fustanellë njihet 7-8 shekuj më parë, më saktë në vitin 1335, përmendet me këtë emër, gjetjet arkeologjike e qojnë në origjinë në saj shumë më largë në kohë. Një figurë e gdhendur me një gur varri gjetur në smoktin të Florës, si dhe një terakote zbuluan qytetin e Durrësit,
të cilat si pas arkeologëve datojnë në shekuj 3-4 para Krishtit, dëshmojnë hershmërinë e përdorimit kësaj veshje shumë shekuj më përpara. Il viaggio della fusanella nel corso dei secoli, anche se con questo nome l'abbigliamento con la fusanella è noto 7-8 secoli fa, correttamente riferito con questo nome nel 1335, i reperti archeologici condurono la sua origine molto più lontano nel tempo, una figura incisa su una lapide divenuta nella smottina di Valona e una terracotta scoperta nella città di Durazzo, che secondo gli archeologi risalgono al III-IV secolo avanti Cristo, testimoniano l'uso precoce di questo abito molti secoli fa. Per sai perché burimeve të shkruara, ato që faqe në shekullin 14. Në një dokument të vitit 1335, midis dëshmive të tjera, thuhet se një marinari në portin e Drinit, afër qytetit Shkodrës, ju vodhën disa plaçka ndër të cilat përmendet tekstualisht tunika, manteli, këmisha dhe fustani. Pra, fustani përmendet si pjesë veshjeje krahas këmishës. Per quanto appartiene alle fonti scritte, loro compaiono nel XIV secolo. In un documento del 1335, tra le altre testimonianze, si afferma che un marinaio nel porto di Drini, vicino alla città di Scutari, gli erano stati rubati alcuni abiti, tra i quali sono menzionati testualmente tunica, vestaglia, camicia e vestito. Lidhur me emërtimin fustan, fustanel, mendohet ta ketë marrë nga një lloj pëlhure, një cilësie modeste, e cilësuar me termin fustanjo, e cila në shekullin 13 importohi nga Raguza, ndërsa në shekullin 15 e njëta pëlhur filloi të vinte nga Venediku. Me këtë lloj pëlhure bëj fustanella dhe mendohet se mori këtë emër pikërisht nga materiali me të cilin qepej. Dukurit të tila janë të njohura në historikun e zhvillimit të veshjeve edhe në shekujt më pas. Dëshmi më të plota për pamjen e veshjes me fustanel, e cila shoqëroi me disa pjesë të tjera mjaft interesante, na sillin gravurat e shumta dhe përshkrimet e ullësishme të bëra nga udhëtar, dietar apo piktor që vizituan Shqipërinë gjatë shekullit 18-19. Quindi il vestito è menzionato come parte dell'abito insieme alla camicia. Per quanto riguarda la denominazione vestito, la fustanella si ritiene che sia stato ottenuto da un tipo di tessuto di modesta qualità, chiamato fustagno, che è stato importato da Ragusa nel XIII secolo, mentre nel XV secolo lo stesso tessuto cominciò a venire da Venezia. Con questo tipo di tessuto era realizzato l'abito e si pensa che abbia preso il nome dal materiale con cui è stato cucito. Tali fenomeni sono ben noti nella storia dello sviluppo dell'abbigliamento, anche nei secoli successivi. Prove più complete dell'aspetto dell'abito, abbinate ad altri pezzi molto interessanti, ci portano le numerose incisioni e descrizioni dettagliate fatte da viaggiatori, studiosi o pittori che hanno visitato l'Albania durante i secoli XIII e XIX. Variante dhe paracitura na informojnë për mënyrën e silimit sajnë krajina të ndryshme së Shqipërisë, si dhe për dalimit midis shtresave të ndryshme shoqërore. Dhe pjesa më interesante dhe më karakteristike kësaj veshje burrash është fustanella, një lloj fundi i gjerë i bërë me shumë kinda e rrudha. Përgjithsisht ajo ishte e bardhë, e bërë me pëlhur pambuku të endur në 86 të pijat ose fabrikuar. Në disa raste është mbajtur me ngjyrë grita e errët ose xez, kur përdori nga komitët apo luftëtarët e qetave të lirisë. Le varianti presentate ci raccontano del modo in cui è disegnato in diverse regioni dell'Albania le differenze tra i diversi livelli sociali. La parte più interessante e caratteristica di questo abbigliamento per uomini è la fustanella, una specie di gonna ampia realizzata con molti tipi di grinza. Generalmente era bianco, fatto di tessuto di cotone, tessuto intrecciato a casa o fabbricato. In alcuni casi era indossato in grigio scuro o nero quando veniva utilizzato da comitati o guerrieri di bande di libertà. Gjatësia e fustanellës ndryshonte nga njëra krahinë në tjetër. Në variantin më të gjatë, deri në pulpat të këmbëve, është mbajtur nga burrat e Shqipërisë veriore, përfshirë dhe Kosovën këtu, posaçërisht nga ato të shtresave më të pasura të qytetit të Shkodrës. Në Shqipërinë e mesme mbaj e gjatë deri në gjuhë, ndërsa në krahinat jugore e deri në qamëri është mbajtur mbi gjuhë. La lunghezza
del vestito variava da una provincia all'altra e la variante più lunga, fino al polpaccio delle gambe, è mantenuto da uomini dell'Albania settentrionale, anche il Kosovo, in particolare quelli delle livelli più ricchi della città di Skuqari. Nell'Albania centrale era tenuto fino al ginocchio, mentre nelle province meridionali fino a Samaria era tenuto sul ginocchio. La parte superiore del corpo si indossava la camicia corta fino sotto la vita. Naci pam documentari. Apo gjem e saj, vesha me fustanel e shënoj gjatë shekullit 19, pikrisht në këte kohë, në qytetet shqiptare, lulzoni një varg një shtrish artistike, midis të cilave ajo e qëndistaris, argjendaris, endis pëlhurave të mëndafshta. Aristokracia e kohës bënte një jetë luksoze, gati si ajo e metropolit perandorisë osmane. Sigurisht kjo gjëtë duke edhe në mënyrën e jetesës, po saqërisht në veshjen e saj. Në këtë periudhë, fustanella shoqëroi me shumë saltanete, pra aksesor, zbukuruar me skema kompozicionale shumë të pasura në motive e të realizuara me fije gajtanësh të bërë me pluhur ari ose argjendi. Mbi të gjitha, kompleti i armëve që vendosen brez, më shumë synonte për të treguar forcën ekonomike të personit që mbante këtë veshje. Ndaj, ky kostum ka pasur pamjen më piktoreske të veshjeve popullore shqiptare. Termine l'abbigliamento con la fustanella lo segnò durante il XIX secolo. Fu in quel periodo che un certo numero di padronanza artistica fiorì nelle città albanesi, tra cui ricami, gioielleria, tessuti di seta, eccetera. L'aristocrazia dell'epoca conduceva una vita lussosa, molto simile a quella della metropolità dell'Impero Ottomano. Naturalmente questo si ripeteva anche nel suo stile di vita, specialmente nel suo abito. In questo periodo l'abito era associato a molte ostensioni, accessori, decorati con motivi molto ricchi di scheme compositive in polvere d'oro o d'argento. Soprattutto l'insieme di armi che era montato in vita era più destinato a mostrare la forza economica della persona che indossava l'abito. Pertanto questo costume ha avuto l'aspetto più pittoresco degli abiti popolari albanesi. Ndërhyrje, në Shqipëri e kam artikulu disa herë të kote fundit, por dua edhe për krijusit arbëresh, që Skënderbeun nuk duhet të paraqesin më në krijimet e tyre të veshur me tirq, por vetëm me pustanel, sepse tirqit janë një veshje, një dukuri e gjysmës së dytë të shekullit 19. Pra, veshja e kohës ishte me fustanet. Voglio che gli arboresh non mostrano più Skanderbeg con il vestaglio di Tirk, ma con la fustanella, che è anche l'abito rappresentante dell'epoca di Skanderbeg. Përveç veshjes si luftëtar, grazie alla professoressa Musi per questa bellissima presentazione che ci ha fatto capire un po' le origini antiche della fustanella. E adesso diamo la parola al professor dottor, come dicevo, grande maestro della Repubblica d'Albania, Ramazan Bogdani, in qualità di etnocorologo. Prego, professore. Vetë ndodhje të mija të erbreshet e l'Italis, se dyti do një refleksion etnokulturor të veshës fustanel si bashkë zanuse me kërcimi. Periudhe tretë, para praktisht për së pari, i kam përjetuar erbreshet e l'Italis 6 herë në periudhët 28 vjeqare 1990-2018. Është zhvilluar vetëmtëri kulturore artistike dhe hulumtuese shkencore, kryesisht me funksionin e ish punojësit shkencor profesor doktor pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe, kam kryer hulumtime në 28 katunde në 5 regione arbëreshe të Italisë, Kalabri, Basilikate, Pulje, Molis, Sicili. La parola.
la danza albanese con la fustanella. Ho l'onore di essere tra voi a Otranto della regione Puglia di Lecce, Italia, per lo sviluppo di questo simposio etnoculturale organizzato dall'Agenzia Nazionale della Diaspora della Repubblica d'Albania, con il direttore esecutivo, signora Gleva Condi. Lo sento in regione di Puglia, perché ho svolto attività culturali e artistiche negli unici due rispettivi villaggi di Arboresh, Chieuti 1990 e Castelvecchio 2018. Nel frattempo, lo svolgimento di rispettivo comunicato, vorrei presentare due eventi. Per primo, un po' di spazio per le mie sei luoghi nel Arboresh in Italia. Secondo, qualche riflessione etnoculturale della fustanella come coordinazione con la danza. In anticipo, per primo, ho provato l'impressione per l'Arboresh d'Italia sei volte durante un periodo di 28 anni, 1990-2018. Sono state svolte attività culturale, artistica e ricerca scientifica, soprattutto con la funzione di un ex lavoratore scientifico, professore, dottore presso l'Accademia delle Scienze dell'Albania. Durante questo periodo ho condotto ricerche in 28 villaggi in 5 regioni Arboresh d'Italia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Sicilia. L'anno 2019 sta segnando già il settimo luogo o l'insediamento mentre faccio oggetto la cultura di Arboresh d'Italia. In questo simposio etnoculturale, con il comunicato Danza albanese con la fustanella, attraverso la destinazione della rispettiva istituzione. Anticipo per secondo. Come è noto, il popolo albanese è uno dei più antichi dei Balcani, successore degli Illiri e continuatore degli Arbor del Medioevo. Le manifestazioni popolari, come altrove, hanno ritratto la nostra identità, da Illiria fino a contemporaneità. Come espressione degna di questi eventi, senza dubbio, che sono stati anche abiti popolari, che costituiscono uno dei più potenti lieviti delle culture tradizionali dei popoli. Allora, in questa cornice avremo individuato due perle, l'abito e la danza, che hanno gemmato in collaborazione e gemellaggio come espressione di un'identità del lievito nazionale albanese. Per quanto riguarda la componente dell'abito, oltre alle numerose ricche caratterizzazioni etniche, durante questa ricerca ci siamo riferiti a uno di essi, come la grandiosa fustanella, la foto prima, che è quella sopra, e poi che si identifica con la magnifica fustanella. Secondo le testimonianze di studiosi albanesi, da Andromaci Gerg o Afrodita Onusi, saluto come presente a questo incontro, Abbas Doyaka e Spirito Shkurti, Maxim Zarka o Agim Sheu, le cui opere mi hanno affascinato, così come le mie osservazioni da 60 anni nella nativa Albania. La fustanella avrebbe delineato il capo più caratteristico, estendendosi in tutti i territori in cui risiedeva l'etnia albanese. Più specificamente, dall'antichità fino all'inizio del XX secolo, la fustanella era conservata nelle terre albanesi, dal Kosovo a Ciamoria, che sarebbe meglio argomentare con le incisioni pertinenti. Per gli albanesi, la fustanella inneggia un abito nazionalistico, con la quale si sono esibiti figure colossali come Naim Frashëri a Istanbul o Re Zog I a Tirana, Faikonica a Londra o Abdul Frashëri nella Lega Albanese di Prizren nel 1878, l'hanno sentito parte di loro, come figli del Arbor che erano, il profumo patriottico della fustanella albanese. Come un tradizionale abito frastagliato con un pathos di guerra, durante il periodo di Re Zog I, l'abito rappresentava l'uniforme ufficiale della Guardia Nazionale. La seconda foto, qui a destra, la Guardia Nazionale di Re Zog I con la fustanella. La tipizzazione più cristallizzata della fustanella sarebbe rappresentata dal mantenimento della parte dei suoi alti livelli aristocratici della famiglia Camino. Come tale, la fustanella aveva 300-400 pieghe, con le arni nella cintura in pelle o in oro e argento, così come il gilet e altri accessori di abbigliamento ricamati in oro. Nel lungo abito,
Le scarpe in pelle albanesi, come mocassin o colore rosso-nero, o nel gilet, nei calzini di lana, è stato inserito un artigianato artistico tradizionale, poiché i colori e gli ornamenti variano con l'età. Così, la fustanella brillava a chi lo indossava, orgogliosamente vestito, attirava un aspetto autoritario. E come tale ha visto un manifesto etico espresso in versi dell'epica storica come simbolo della nostra appartenenza nazionale. Allora, il ballerino con la fustanella, che sarebbe stato l'aspirazione di questo comunicato, appartenentemente l'ho materializzato solo attraverso una foto di giovani bambini giocosi, ma prosperi da quella figurazione magnifica. La terza foto di là, a sinistra, Vale de Volice in albanese, da un gruppo di bambini, 1973. Sfrecciando nello spazio ballo fustanella, mi sono concentrato sulle danze degli uomini delle due grandi aree dell'Albania meridionale, Toscoria e Chamoria, che attualmente possiedono la famosa fustanella albanese. Secondo l'espressione poetica, durante la danza del De Volice in albanese, secondo l'Ocarezza, di Toscoria o Osman Take di Chamoria, la fustanella nel primo bacia il terreno e nel secondo lo accarezza. Si può ballare la danza Osman Take, chiamata Chamico in albanese, o Arvanitico, o la danza De Volice, sempre in albanese, chiamata Tosca o Gorace, senza la fustanella. Indubbiamente è la fustanella armoniosa con il movimento energico e l'eleganza del portatore popolare, quello che le dà alla danza albanese antica con un aspetto sorprendente e affascinante. Il trionfo di questa danza sarebbe sbiadito senza la fustanella pittoresca. In termini di tradizioni coreografiche di entrambi i territori, oggetti li parafraserei. Danze di Tosk, con questo nome, sono quelle creazioni coreografiche suonate nel territorio della Toscana. Secondo le divisioni amministrative dell'Albania, sono inclusi i distretti di Gramsh, Pogradec, Korça, Kolonia, Skrapar e in parte quelli di Përmet, Librazh, Berat e Belena. Più particolare, la danza toscana degli uomini in abito si gioca nelle province Skrapar, Kolonia, Devol, Gramsh, Gora, Opar, Mokër, Tomorica, Dangjel, Iger. Le danze tosca, come tutta l'Albania, sono divise in danze maschili, danze femminili e meno sono danze miste. Le province della Toscoria hanno i loro balli, con caratteristiche dialettologiche tosche, ma anche i balli più speciali, secondo le loro rispettive divisioni. Le caratteristiche più comuni si vedono meglio nella cosiddetta doppio ballo tosc, ballo che si balla con due persone in tutta la Toscoria, principalmente da uomini e meno da donne. Questo tipo di danza per entrambi i sessi è accompagnato da canzoni polifoniche, cantando dai ballerini esibizionisti. I balli doppio ottengono i titoli principalmente dal primo verso della canzone di accompagnamento, ma anche dalle rispettive province, ad esempio danze coloniare o coloniace, lescovicciare de volice. Le danze maschili in gruppo sono per lo più associate alla musica strumentale e meno alla musica vocale, o addirittura si alternano tra i due. Danza di Chamoria. Le danze di Chamoria di uomini e donne hanno il loro dialetto e appartengono anche a un certo territorio, Chamoria, che si trova all'interno e all'esterno dei confini della Repubblica d'Albania. All'interno dei confini è conosciuta come l'area di Konispol e comprende 8 villaggi che fanno parte amministrativamente del distretto di Saranda. Le danze di Chamoria sono praticate oggi non solo nei villaggi di Chamoria, ma anche in altri insediamenti albanesi, come ad esempio Fier, Durazzo, Rogojin, Vallona, Elbasan e Tirana. Qui sono interpretati dagli abitanti di Chamoria, della fede islamica, costretti a spostarsi forzatamente nel corso dell'ultimo secolo dalle loro terre oltre i confini, per ragioni storiche già note. Le danze degli uomini negli abiti di questa zona costituiscono un importante oggetto di studio
per l'etnocoreografica albanese, perché tra le altre cose il nome della danza di Ciamoria viene ascoltato in alcune regioni dell'Albania. In effetti è già noto diffondere la danza di Ciamoria ai greci con il titolo di Ciamico. Le danze di maschi di Ciamoria si svolgono in due modi, tra cui ricevono la designazione doppia danza e danza di gruppo. Hanno un accompagnamento vocale polifonico e con orchestrale o sas. A seguito di questi esempi di danze, da ballo in Toscoria e Ciamoria, sono numerose per la prima e a Ciamoria sono molto sbiadite, poiché la loro ricerca e pratica hanno posto difficoltà per le ragioni sopra esposte. Pertanto, per questa voce, mi concentrerò sulla creatività coreografica, principalmente elaborata attraverso il repertorio del Complesso Nazionale di Canto e di Danza Popolare dell'Albania, come una delle istituzioni più prestigiose della nostra cultura nazionale. Tuttavia, come prologo alla danza Tosk-Ciamoria, vorrei fare riferimento a due percussioni più importanti e inimitabili di questo secolo: l'abito di danza popolare albanese, Gemalia Delari, Isvezës Devoli di Tosk e do t'i them vetëm titujt e vallëve shqip. Allora il professore dirà solo i titoli della danza in albanese. Kur ta votoj dhe kush ta votoj, le të referohet shkrimit për më gjë. Këto valle janë dhënë nga koreografët, balletmaestrit më të shquar të ansamblit shtetëror, figura tepër të rëndësishme të kulturës popullore shqiptare gjatë këtyre 60 viteve sa ka jetë ansambli këngëtar i këngëve dhe valle. Le persone che saranno interessate a sapere di più, a pubblicare questi titoli e poi le informazioni qui incluse, si possono riferire. Intanto il professore leggerà solo i titoli e questi titoli sono riferiti dal Complesso Nazionale della Repubblica d'Albania, che opera più di 60 anni, che è molto noto. Basta per smungolito, non mi viene ci xeri, poi le sue titoli da valo Shqip. Nuk i dupe për këthim. Ja, leggera sori në albanese i titoli. Valle Toskëria, Valle Devolliçe, Valle Goraçe, Motivet Jugut, Terapi në Mashkullor, Valle në Fushën e Devollit, Valle e Malisat. Këtës fundit Malisat, kam të shirë të them së është krim të ri e koreografi të ri të ansamblit këngëve Genti Kastrati. Kurse! Kurse për Ciamorin, të cilët na përfitorojnë edhe vallën e lashtë pirrike, s'është nevojë për thim, kush ta kuptoi le ta kuptoi. Kush mund të thosë kush? Kurse për vallën Ciamë janë: një vallë me motive çave, dy te burimi, tre në sarajet e Ali Pashës, katër bilbilet, pesë vallë në Sofra, gjashtë mall për Ciamorin. Në këtë rast, në këto 12 valle, nuk ka se si mos të mendojmë dhe mos të shprehemi, se ndryshe atë ku është një prerë, do t'i mbetet hatri, balletmajstrin e madh shqiptar, të mbar Evropës, profesor doktor, artistin e popullit, Panajot Kanaçi. Duke shpresuar për një farë arritje për temën e kumtimit, falenderoj për pjesëmarrjen, zonjën ambasadoresh, zotëri përfaqësues të Tarantos, faleminderit. Tarantos. Tarantos. Allora, sperando in qualche risultato sul tema del comunicato La danza albanese con la Fustanella, grazie per la partecipazione che mi avete ascoltato, intanto tutti gli onorati partecipanti qua. Grazie mille. Abbiamo ascoltato, ma io lo vorrei ringraziare soprattutto per il suo carisma, che è un grande insegnamento per noi giovani. E allora ci avviamo verso le conclusioni e abbiamo adesso la dottoressa Arianna Babupu che ci rappresenterà i costumi popolari al Presh, ciò che significano, per poi dare alla fine il saluto ai rappresentanti delle comunità al Presh che ci sono oggi qui presenti, il sindaco di Chieuti, Casalvecchio, chiedo scusa, era per la seconda volta, e la comunità di San Marsano, e che anche con un video che loro ci tengono a farci vedere. Prego, grazie.
Allora, due parole per ringraziare la mia presenza. La mia presenza e l'autorizzazione di presentare Keuti, la comunità Arbresh, in mancanza anche del dispiaciuto del sindaco per motivi di lavoro. Ed è un onore come albanese a presentare un vestito nei secoli delle nostre radici. Io vivo a Keuti e la realtà della popolazione Arbresh mi ha fatto veramente molto piacere, emozioni, e ho imparato sì la lingua, le tradizioni, i costumi e tutto quello che si visse a Keuti. Questo materiale è preparato dal professor Mario Massaro, un ricercatore, uno che difende tanto e fa tanto per la tutela delle minoranze linguistiche nella nostra regione. Ha scritto tanti libri, tra quali anche un abecedario, che con l'aiuto dei sponsor albanesi abbiamo potuto fare la stampa, così mi hanno aiutato la Confindustria e la casa editrice Albas a Tirana per la stampa. Così è un materiale base per continuare la tutela della lingua fatta a Brescia, fatta scrivere, farlo scrivere e leggere con la generazione di oggi che si interessano di insegnare questa lingua. Imparare, scusate. Allora io leggo due cose per quanto riguarda il vestito di Keuti, lo posso dire anche poco con le mie parole, accorciare anche un po' il tempo. Questo è un costume del studioso pittore Bartolomeo Spinelli, ripreso nel 1814, disegnato in acquaforte a Roma. Ha studiato tanti modelli dei costumi Arbresh d'Italia, specialmente della Puglia e della Sicilia, e noi come paese abbiamo, tramite investimenti regionali, abbiamo potuto realizzare questo costume con le particolarità sue. Parla stesso, così indossata dalla ragazza, la particolarità della gonna. Forse sarebbe meglio se si mettesse alla luce, lì è totalmente in ombra. È particolare la gonna arricciata con pieghe e girandosi con queste ondole ricamate, e questa realizzazione è stato un ricamo fatto in Kosovo. Per mancanza di conoscenze in Albania a farlo cucire dalle nostre artiste albanese. E questi giri, zigzagando intorno alla gonna, danno un modello particolare. Il corpetto, sempre ricamato a strisce, ricopre il corpo. È caratteristico questo fiocco che da dietro viene a creare un fiocco grosso davanti, che più caratteristico si vede sono le maniche aperte e legate con le corde lunghissime. Il scialle che indossa in testa copre tutta il capo e il collo, ed è caratteristico questo merletto intorno, e rimane scoperto solo il viso. Noi per la realizzazione dei costumi, nonostante dei costumi, abbiamo avuto come comune anche nel 2011 finanziamenti per istituzione di un museo etnografico a Brescia, in quale sono esposti non solo i due costumi,
ma anche tanti oggetti antichi raccolti personalmente da me in Albania che parlano per la cultura nei secoli albanese. Cerchiamo tanto di arricchire molto di più come museo, ma le possibilità, come in tutti i settori, sono un po' difficili, ma cerchiamo con la volontà e passione mantenere sempre molto vivo e arricchire la cultura del Arbëresh, sì nella lingua anche in tutte le altre sue aspetti. Non allungo più di tanto, voglio sempre ringraziare anche dalla parte del sindaco per la sua mancanza motivi di lavoro, lui ringrazia per l'invito e tutto il ringraziamento alle autorità albanesi e di Otranto partecipanti oggi qui mezzo a noi. Grazie mille. E per chiudere questa giornata con la testimonianza della comunità di San Marsano, io ringrazio, avete visto stamattina dei ragazzi che erano con noi, che sono i ragazzi dell'alberghiero, quindi della città di Otranto, dell'istituto alberghiero della città di Otranto. Nel pomeriggio ci saranno con noi anche una rappresentanza della scuola dell'istituto professionale per i servizi sociali, Morvillo Falcone di Brindisi, che saranno con noi anche per fare un pezzo di pizzica salentina, perché la giornata non finisce qui, questa diciamo è la giornata istituzionale, storica, etnografica. Nel pomeriggio già alle 5 ci raggiungeranno gli amici dalla Calabria, c'è una rappresentanza anche di pizzica che è il gruppo Liuzzi, quindi della provincia di Lecce, e poi c'è l'ensemble, il forte che è arrivato proprio dall'Albania, e l'ensemble popolare di Tirana, che praticamente ci sarà una bella sorpresa per chi vorrà rimanere con noi riguardo sempre gli sposi e i giovani. Allora invito l'amica di San Marsano, Anna Maria De Padova, sì, che porta il saluto sia della Proloco che di Giusy Sappio, che ha avuto un imprevisto e non è presente qui, però prima vediamo questo video che ci racconta di San Marsano. Di San Marsano, un saluto anche in particolare da Geni Sapio, che ha avuto un imprevisto e non è potuto essere qui presente. Ebbene, la lingua e i costumi rappresentano l'identità di un popolo. Noi sentiamo forte la responsabilità di portare avanti la nostra tradizione, per tutelare la nostra lingua fatta di storia e tramandarla alle future generazioni. E, è stato proprio questo spirito che ha determinato la Proloco, che unitamente a due associazioni, Catundine Zembra e Renie de Tetona, ha portato in scena Vei Curori, il matrimonio Arbëresh, con la regia di Alfredo Traversa.
ha posto proprio in evidenza il dialogo in lingua. Il nostro auspicio è quello di creare, costruire un dialogo con tutti quanti i paesi Al-Bresh, così avere, acquisire la forza per portare avanti la lingua, tutelare la lingua, tutelare le tradizioni che ancora vivono. E all'ambasciatrice vorrei dire che io mi sono avvicinata un po' a quello che era il suo desiderio di essere una suocera. Io ho impersonato la suocera, la mamma dello sposo, quindi sono stata più vicina a quello che era il suo desiderio. Miradit Aghive, ho concluso. Ci avviamo veramente verso le conclusioni, ringraziando tutti quanti per la partecipazione. Io mi permetto a dare il saluto anche del sindaco di San Costantino Albanese, di Renato Iannibelli, che ci avrebbe veramente tenuto stamattina a essere qui, però per un imprevisto non gli è stato possibile. Quindi pensiamo, no? Leva, no? Dritan, anche c'è poi Dritan Delia. E insieme con Gigi noi ce l'abbiamo messa tutta a mettere stamattina insieme qua dei pezzi più importanti del Sud Italia, come dicevamo, qui nella città di Otranto. Prendo spunto da ciò che Giovanni Vanoccio ci ha detto, con un po' di rammarico, no, Giovanni, per le politiche migratorie, per le politiche sui diritti umani degli ultimi anni. Però a noi ci spetta di fare la parte nostra. Io stamattina, mentre venivo qui a Otranto, sentivo Radio Maria, una riflessione di Papa Francesco, mentre ieri ha inaugurato i Musei Vaticani sull'Amazzonia, che diceva: l'arte, soltanto la bellezza può salvare il mondo. È quello che ha sempre sostenuto Gigi De Luca. Cioè, quindi noi partiamo, nonostante viviamo un momento drammatico in molti angoli del pianeta in questo momento, ecco, noi ci siamo trovati tutti quanti qui stamattina, continueremo oggi pomeriggio, perché faremo la piccola nostra parte attraverso la danza, attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso la forza e l'energia che i professori ci hanno raccontato, che racchiude e tramanda la fusta nera. Ecco, anche noi oggi qui dalla città di Otranto, dove il sole sorge, il punto più est dell'Italia, faremo la nostra parte per dire che sì, la bellezza può salvare il mondo, l'arte può unire sempre i popoli. Io per ultimo, ma non per ultimo, ringrazio Davide Tomasi, che attraverso la sua diretta ci ha seguito stamattina. Quindi noi siamo andati su radiok.it in diretta, e naturalmente questo video sarà prezioso, sarà presente con noi anche oggi pomeriggio per riprendere il momento del matrimonio, magari eventualmente di questa giornata così importante, così racchiusa, accolta, intima, magari possiamo eventualmente sviluppare un documentario per portare avanti. Yeah.